Allora, io sono stato piacevolmente sorpreso e anche, come dire, inquietato. Sono diventate oltre 200 e queste fabbriche aumenteranno. Questo probabilmente è generato da un entusiasmo, da una forza, dal senso trascinante delle cose, è positivo in sé. Però vorrei immaginare queste dimensioni reali che stanno nascendo. Dove sono? Quali persone ci sono? Che cosa sono e che cosa sta succedendo nelle fabbriche già costituite quando c'è questo meccanismo di ricerca, di senso e di norme? Un ragionamento importante che ribadiamo come fabbrica di Galatina è sicuramente quello sulla legittimità del luogo fisico. Occorre elaborare laboratori reali e fabbriche di cittadinanza attiva, perché noi abbiamo uno scenario di pianificazione strategica in Puglia dove verranno investite risorse notevoli di sviluppo per il territorio. Allora, qual è la relazione? Come entreremo dentro quelle decisioni? Penso a una scuola del fare partecipativo che sia governo con il territorio. Insomma, dobbiamo rimanere presenti con una porta che si apre e con una finestra per osservare il mondo e guardare la regione e dentro le nostre amministrazioni. È fondamentale che il movimento resti un movimento inclusivo, che non si pone come partito, un luogo di produzione di idee. Il problema è quello che adesso le fabbriche devono andare a fare. Parlo della realtà cittadina di Lecce, dove abbiamo una scadenza elettorale a 2 anni comunale. La città deve essere il luogo di produzione del benessere dei cittadini, la salute fisica, quindi la lotta all'inquinamento, la chiusura del traffico, incrementare la mobilità delle persone a piedi o in bicicletta, una cosa altamente qualificante in termini di salute per la popolazione, benessere dei giovani, degli anziani, del lavoro. Quindi ci può essere una parola d'ordine intorno alla quale far lavorare dei gruppi di lavoro. Luogo di studio, sono d'accordo, ma anche luogo di ascolto della realtà, perché quello che è mancato ai partiti del centro-sinistra è stato fondamentalmente questo ruolo di ascolto. Porci tanti problemi, probabilmente non è questo il momento di farlo. Adesso dobbiamo avere chiaro che si fa un movimento, che si mette a lavorare intorno a progetti. Vorrei portare questa proposta agli stati generali a Bari. Io ritengo che il movimento delle fabbriche nichi debba assumere come elemento unificante e inclusivo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. C'erano i comitati. E dopo la vittoria ci fu una volontà di concorrere alla linea politica, soltanto che ci fu una riunione a Bari e poi finì lì. Anche il discorso della Primavera Pugliese, tritolata dalle bramosie dei partiti strutturati. E allora, amici, non dobbiamo fare gli errori che sono stati fatti 5 anni fa. Dobbiamo tentare di dare senso alla gente che ha voluto ridare forza a Nichi Vendola come persona e come leader. È fondamentale che le fabbriche di Nichi siano il sensore dell'attività posta in essere dai nostri amministratori regionali e che possano interloquire tra di loro e far arrivare a chi di dovere, cioè al presidente Vendola, quello che succede sul territorio. Non che noi che all'interno della ASL non ci rendavamo conto della occupazione sistematica da parte di persone e personaggi che voltavano la giacchetta e rimanevano a fare quello che avevano sempre fatto. Questo è un esempio, diciamo. All'interno delle fabbriche dovremmo interloquire costantemente. Grazie. Ho visto che le fabbriche di Nichi erano una rete di persone con una sensibilità comune che si era posto un obiettivo e l'ha ottenuto. Rete che ancora esiste e dove c'è ancora voglia di fare. Credo che una necessità fondamentale sia porci un obiettivo nuovo. Personalmente, mi piacerebbe che le fabbriche di Nichi fossero delle antenne politiche. Oltremodo, è doveroso cercare di non disperdere le energie in un discorso unitario di fabbrica, nel senso che le fabbriche potrebbero raggrupparsi in un'unica idea politica, ma andare ad aiutare il progetto politico specializzandosi in alcuni veri e propri centri di lavoro. Quindi collaborare in modo anche da spingere a muoversi da una fabbrica all'altra. Ad esempio, una fabbrica potrebbe diventare un ufficio stampa, addirittura fare un giornale delle fabbriche, la fabbrica che segue il sito web, la fabbrica di X città diventa il service delle fabbriche per l'evento, cercando di organizzarsi tra di noi ognuno con quello che può dare, in modo da collocare un po' tutte le persone e anche ovviamente avere l'apporto di persone competenti come la collaborazione con l'università eccetera nei progetti che andremo a fare. Credo che le fabbriche siano anche un laboratorio per un nuovo circuito culturale. Molte persone che magari hanno dei progetti anche molto validi eccetera non riescono a trovare una propria via perché o si è qualcuno tra virgolette non si viene ascoltati. Nelle agende degli spettacoli delle fabbriche si assiste anche ad un certo snobismo da parte di chi oramai è arrivato. A me piacerebbe creare degli eventi innovativi, spingere anche la gente a
partecipare perché danno una mano a qualcosa di concreto. Grazie. Intervengo innanzitutto per ringraziarvi. Io ho partecipato all'assemblea provinciale del PD 2 o 3 giorni fa. L'atmosfera è completamente diversa, i contenuti sono completamente diversi. Parliamo dal punto di vista non diciamo, sono qui positivo, no? Per prendere un applauso, ma voglio dirvi che abbiamo un modo di parlare, di affrontare i problemi e anche un viso diverso da quelli che si vedono nei partiti. Siamo più rilassati proprio a livello di lineamenti. Ciò che rivendico principalmente è l'autonomia delle fabbriche a livello locale. I più grandi problemi li ho avuti nel mio partito quando io ho scritto al mio segretario dicendo nella sezione mia si vota con libertà di coscienza. Il ragazzo mi sembra di Tricase. Mi ha detto una cosa grandissima, se mi viene un'imposizione dall'alto comunichiamo sempre la stessa cosa. Se io a Raga le faccio qualcosa di buono, lo fanno a Tricase, a Miggiano, io ho visto una formula del genere con l'associazione dei comuni virtuosi, delle pratiche a livello soprattutto di sostenibilità ambientale per gli amministratori di piccoli comuni ne fanno parte. Potremmo appoggiarci anche a livello tematico, la decrescita quindi, e non è il PIL ma il benessere vissuto. Per quanto riguarda i luoghi fisici, uno spunto che vorrei dare è quello di andare nelle zone periferiche. Per esempio a Racale con un'associazione culturale abbiamo ristrutturato una vecchia palestra e nessuno si è mai perso. Quindi è mediante il lavoro, mediante l'affiatamento che si crea. Questo potrebbe essere un punto di partenza. Grazie a tutti. Un atto di fiducia nel fatto che sia Niki, appunto, che le fabbriche abbiano considerato conclusa l'esperienza di un contenitore di qualcuno e per qualcuno e che nel tempo a venire sia assolutamente per qualcosa. Credo che possiamo condividere cosa contiene una cultura di sinistra fatta di azioni civiche e politiche, un soggetto non identitario ma di identificazione, capace di parlare di politiche e di politica, di interrogare e di raccontare un territorio. Credo che sia un crimine che tutto questo venga disperso. Credo utile aprire un momento di confronto tutto salentino. Non è detto che la forma che collettivamente si deciderà di prendere possa andare bene per tutti i luoghi. Per questo io mi immagino gli Stati Generali come un luogo di autonomia in rete. Buona continuazione. Secondo me le fabbriche di Niki non dovrebbero proporre dei nomi, ma dovrebbero portare dei temi, delle politiche proprio. Allora noi dovremmo essere la casa di tutti i partiti, cercare di includere e di raccogliere. Nella fabbrica di Carpignano abbiamo ospitato diversi candidati, perché tutti avevamo lo stesso obiettivo, cioè quello della rielezione di Vendola. Mentre altri comuni, altre realtà hanno usato scientificamente le fabbriche per portare un determinato candidato o comunque un determinato partito. Secondo me questo bisognerebbe evitarlo. Convinto da sempre che chi fa voto dichiarato acquista un diritto di parola, leggo Carmiano, Palazzo dei Celestini, proprietà pubblica. Caro Vendola, e argomento che da presidente, già presidente, hai il dovere di eseguire di persona personalmente. Non è argomento del prossimo vicepresidente col rischio che il presidente già presidente risulti nuovamente inconsapevole. Carmiano, 30 marzo 2010, martedì ore 8, Vito Colonna, sono io, voto dichiarato e diritto di parola, grazie. Ultimo intervento. Io vorrei porre l'attenzione su un problema della composizione nostra, in primo luogo di questa assemblea. Io penso che l'80% buono è o laureato, diplomato o studente universitario, o pensionato però che ha svolto precedentemente una funzione di un certo livello culturale, quando viceversa la composizione sociale è opposta. Noi rappresentiamo un 30% della società. Ecco. Se la fabbrica riesce ad aprirsi e se riesce a seguire in questo quello che ha fatto Vendola, allora sì, noi riusciremo ad ottenere un obiettivo reale di cambiamento e di realizzazione dei programmi che noi ci prefiggiamo. Oltre che a recepire delle istanze del territorio come se fossimo qualcosa di disgiunto, noi dobbiamo riuscire a integrarci nelle realtà del territorio. Insomma, Vendola ha unito il sogno ai bisogni, l'idea di una trasformazione della società con una serie di risultati concreti. E ora butto lì una provocazione. Perché non portare una fabbrica o comunque delle iniziative concrete e costanti nel quartiere 167? Il quartiere 167 è da anni dominio della destra, ma se noi dimentichiamo che le nostre radici sono le situazioni delle persone che sono più emarginate, che hanno un minor reddito, noi perdiamo la nostra stessa vocazione. Se noi restiamo chiusi in una realtà che è solamente intellettuale, non combiniamo niente. Una sintesi delle varie proposte non esiste, sono proposte che ciascuno di noi come individuo, come persona ha fatto. Saremo a Bari e ci andremo, immagino, in tanti.